A quasi 52 anni dalla scomparsa avvenuta a Roma il 20 novembre del 1972, Ennio Flaiano è tornato a parlare a Pescara, nella sua città natale, in Piazza della Rinascita, quella che i pescaresi chiamano da sempre Piazza Salotto. Grazie all'intelligenza artificiale, lo scrittore e sceneggiatore ieri sera è intervenuto nel corso di diversi momenti della cerimonia di consegna dei Pegaso d'Oro per il cinema, teatro, televisione e giornalismo della 51esima edizione dei premi internazionali che portano il suo nome, un evento culturale senza precedenti in Italia, fortemente voluto dalla presidente dei premi Carla Tiboni, figlia del fondatore Edoardo Tiboni. La serata è stata presentata dalla giornalista Martina Riva e seguita come consuetudine in diretta da Rete 8. La conduzione del direttore Carmine Perantuono e le interviste nel backstage hanno permesso di far conoscere i protagonisti della kermesse, che si è conclusa con la consegna del Pegaso d'Oro internazionale a Mariska Hargitay per la serie TV più longeva degli Stati Uniti, Law and Order. Dal palco ha invitato tutte le vittime di violenza a denunciare, ha incitato le donne ad avere coraggio e a portare avanti la battaglia che lei conduce ormai da molti anni contro gli abusi. L'aiuto che è disponibile non è perfetto. It's not enough. Non è sufficiente. It's not enough in Pescara. Non è sufficiente a Pescara. It's not enough in New York. Non è sufficiente a New It's York. Not enough anywhere in the world. Non è sufficiente in nessuna parte del But mondo. There is help available. Ma c'è. So I urge you Quindi vi chiedo to reach out. Di chiedere aiuto. Ed è stata una donna ad aprire la cerimonia, l'attrice Miriam Leone, miglior interpretazione femminile per la serie TV Leoni di Sicilia, ispirata all'omonimo romanzo. Mi ha lasciato dentro tanta gioia e tanto coraggio. Giulia Portalupi è stata una di quelle donne che in silenzio, senza passare alla storia, hanno fatto la storia. Claudio Bisio ha ricevuto il premio del pubblico del Flaiano Film Festival per l'opera prima, l'ultima volta che siamo stati bambini. Ho debuttato alla regia a 66 anni. Bravo. Si può fare, lo dico a tutti i pensionati. Per la sezione teatro, premio per la migliore regia Leonardo Livi per Zio Vania di Anton Chekhov, a Chiara Noschese per il musical Chicago, premio speciale a Carmen Sepede per Il mio nome Tempesta, la pièce pluripremiata che arriva a 100 anni dall'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Per i 60 anni di carriera teatrale, Pegaso d'Oro, l'attrice novantenne ma ancora effervescente e piena di energia, Francesca Benedetti. Data la mia età ormai abbastanza avanzata, ma ancora piena di promesse, non credete con il premio alla carriera di sotterrarmi? Io vi disturberò mai. Ancora tantissimo. Mai potrei... Premio quali migliori attori a Giorgio Colangeli per I due papi, in cui veste i panni di Benedetto XVI, e a Paolo Rossi per Da questa sera si recita soggetto. Il mio non recitava Pirandello. E quando io gli dissi che volevo fare l'attore, lui mi fece leggere una poesia, un brano, e poi mi guardò, mi mise una mano sulla spalla e mi disse: Paolo, il futuro è la chimica. Miglior attrice Anna Della Rosa per Antonio e Cleopatra e Allara Sansone per La festa di Montevergine, la commedia in tre atti di cui è anche regista. Pegaso d'Oro per Il giaguaro mi guarda storto a Teresa Mannino, che con la solita ironia ha creato momenti di ilarità parlando del premio dell'intelligenza artificiale. Vi prego, non mettete la mia faccia e mi fate dire le cose che non ho detto. Perché vedere Flaiano che parla a questa, a me viene un'angoscia, io mi immagino a me che dico no, non lo fa, con me non lo fate, io sto facendo del testamento, non lo fate. Premiata per il suo libro Ti racconto il mio cinema, edito da Mondadori, l'attrice Giovanna Mezzogiorno. Innanzitutto non è vero che ho voluto scrivere io un libro. Ah, ok. Te l'hanno chiesto? Me l'hanno proposto, okay. Immotivatamente, ma me l'hanno proposto. E sì, è dedicato, siccome io ho due figli adolescenti, mi è stato chiesto di scriverlo per la fascia, diciamo, adolescenziale, ma io credo che sia almeno spero che sia un libro che possa interessare anche gli adulti. Sul palco il direttore artistico del Flaiano Film Festival, Riccardo Milani, regista del film Un mondo a parte, che ha girato in Abruzzo e che ha visto protagonista Antonio Albanese, che è stato premiato invece per 100 domeniche, sua quinta prova da regista. Mi sento un po' abruzzese ormai, 10 giorni fa eravamo a Pescasseroli. E poi a Pescara mi è capitato, insomma. Ritornerò tra l'altro a novembre in teatro a Pescara. Ah, certo, sì. Con personaggi, con sì. il tuo spettacolo tutti teatrale. Tutti personaggi. Come ti dovrei chiamare? Com'è?
non l'ho mai imparato. Perché c'è chi dice è gutturale, c'è chi dice oh, e sono stato sgridato per questa differenza. Beh, e poi omaggio a Giuliano Montaldo. Premio per il migliore cortometraggio a Francesco Munzi per Krypton e a Neri Marco Re per la regia di Zamora. Una commedia, e io non l'ho ancora visto, ma ne ho sentito parlare benissimo, quindi insomma spero che, che chi non l'ha visto insomma lo possa vedere ancora in qualche proiezione estiva nelle arene. Esordio alla regia per Michele Riondino con Palazzina Laff sulla vicenda dell'Ilva di Taranto, gli ha portato il Pegaso d'Oro sia quale migliore sceneggiatura insieme a Maurizio Braucci che quale migliore interprete. Non si riduce semplicemente a morire di cancro o lavorare dentro la più grande acciaieria d'Europa, ma è un problema molto più complesso che parte da una forma di ricatto, che è quel ricatto che molti lavoratori sono costretti a subire. Premio per la migliore interpretazione femminile a Pilar Fogliati per Romeo e Giulietta. Per il film campione di incassi e di riconoscimenti C'è ancora domani, premiata Paola Cortellesi, che ha ricevuto anche il Pegaso d'Oro per la migliore interpretazione. Assente perché sul set hanno ritirato i premi Furio Andreotti e Giulia Calenda. Premio alla carriera per il giornalismo a Domenico Quirico, collegato da Torino a causa dello sciopero dei treni che gli ha impedito di arrivare a Pescara. Per la sezione televisione premiati Luca Rimuoli per la serie Call My Agent, Stefano Vicario per la regia del Festival di Sanremo che ha diretto per ben 9 volte, a Francesca Archibugi, Giulia Calenda e Ilaria Macchia per la serie La Storia, a Pif per Caro Marziano. Ma volevo alternare, perché poi il bello di questo che posso fare cinema, posso fare televisione, la radio, il libro, fino a quando qualcuno dirà a piffe spostate. Premiato Claudio Gioè per la serie Macari 3. La terra che sa parlare con una lingua davvero magica. E a concludere la 51esima edizione è stato proprio Ennio Flaiano, nel nome del quale sicuramente la presidente dei premi Carla Tiboni e i suoi collaboratori stanno già preparando una nuova edizione ricca di sorprese. Anche questa edizione se ne va. Ci vediamo qui a Pescara nel 2025 per la 52esima edizione dei premi internazionali Flaiano.